Ora, come ogni giovedì, le anticipazioni del prossimo numero di Luce e Vita, il giornale della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. Luce Vita numero 5 di domenica 2 febbraio 2020. Il giornale si apre questa settimana con il messaggio dei vescovi italiani per la 42esima giornata nazionale per la vita, sul tema Aprite le porte alla vita, che ricorre domenica 2 febbraio. In diocesi due gli eventi per celebrare la giornata. Domenica 2 a partire dalle 18 presso la parrocchia San Giuseppe di Molfetta, la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo Cornacchia e a seguire il concerto per la vita. E poi successivamente l'incontro promosso in occasione della giornata dell'ammalato sul tema La dignità del fine vita, aspetti etici, giuridici e medico-legali, che si terrà venerdì 7 febbraio alle ore 18 presso l'auditorium Achille Salvucci del Museo Diocesano di Molfetta. A pagina 2 e 3 del settimanale la cronaca delle giornate biblico-teologiche che hanno avuto luogo nella diocesi di Molfetta dal 15 al 17 gennaio scorso, promosse in preparazione alla Domenica della Parola di Dio istituita da Papa Francesco nella terza domenica del tempo ordinario. Le prime due serate sono state incentrate sul Vangelo di Matteo con l'intervento della professoressa Rosanna Virgili, docente di esegesi presso l'Istituto Teologico Marchigiano di Ancona. Il terzo appuntamento invece ha visto come ospite Monsignor Antonio Pitta, professore di esegesi del Nuovo Testamento e prorettore della Pontificia Università Lateranense. E quest'ultimo ha riguardato la presentazione della lettera apostolica di Papa Francesco a Pero Itillis. Dal QR code riportato su questo numero è possibile visionare le dirette integrali delle tre serate. Il paginone è dedicato alla prossima visita pastorale di Monsignor Domenico Cornacchia nel Duomo di Molfetta, parrocchia di San Corrado, dal 30 gennaio al 2 febbraio. Accanto alle parole del parroco Don Gino Samarelli, l'arte, le esperienze pastorali della parrocchia e la vita delle confraternite. A pagina 6, una vita all'insegna del dono e della gratuità. Angela Piscitelli ha raccolto in un'intervista le parole di Suor Marie Rose, superiora dell'istituto presso la chiesa di San Francesco di Giovinazzo, in occasione della 24esima giornata per la vita consacrata, che ricorre il prossimo 2 febbraio. La nostra chiesa locale vivrà un incontro di spiritualità per tutti i religiosi e le religiose della diocesi con il vescovo, dalle ore 9.30 alle 13 presso la Fraternità Francescana di Betania in Terlizzi. Pagina 7 è dedicata a Luce e Vita Ragazzi e alle parole e ai pensieri dei più piccoli, con un articolo di presentazione dell'equipe diocesana Ragazzi di ACR appena ricostituita, un articolo sul tema della pace e una poesia sulla legalità. A pagina 8 alcune notizie e appuntamenti diocesani. Anche l'Azione Cattolica e l'ACR celebrano il mese della pace con feste e marce tra le case del nostro territorio. Vincenzo Cappelluti, responsabile diocesano dell'ACR, presenta le iniziative in programma. Il Vescovo ha nominato Don Gianluca D'Amato assistente ecclesiastico del Comitato Territoriale del Centro Sportivo Italiano di Molfetta. Inoltre, il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 14-16 gennaio 2019, ha nominato Don Nicola Felice Battista assistente nazionale dell'Associazione Italiana Guide e Scout d'Europa Cattolici per la branca Rover. A loro l'augurio di un fecondo servizio spirituale. Lunedì 3 febbraio, solennità di San Biagio, patrono della città di Ruvo e della diocesi, il Vescovo presiede il pontificale alle ore 18 nella concattedrale della città. Mercoledì 5 febbraio alle ore 20 nella cappella del Seminario Vescovile di Molfetta, un'adorazione eucaristica vocazionale. Infine, nella settimana dal 4 al 10 febbraio, la Caritas e le altre associazioni organizzano la raccolta del farmaco. Sul sito sono riportate le farmacie che aderiscono all'iniziativa. Buona lettura a tutti!